Gli immigrati, come la pensi? No, come no, lo risolviamo questo problema degli immigrati? Ma gli immigrati è un problema che ormai viene usato per l'identificazione di partiti che non sono più identificabili, cioè l'identità della destra e l'identità della sinistra. Dato che si sono disintegrate le identità sull'immigrazione, allora la destra ha una precisa collocazione e la sinistra ma la tua, tu vai al governo, che fai con gli immigrati? Io voglio meno cuore, più intelligenza, io voglio andare in Europa, perché quando noi pensiamo ai diritti delle persone, guarda che quando fai le riforme dei diritti ne stai cancellando degli altri, perché non puoi stupirti sulle bare di chi annega, di persone libiche che arrivano qua, quando un mese prima hai mandato i tuoi aerei a bombardare la Libia. Vabbè, ma tu che faresti per non farli annegare? Per non farli annegare, che faresti? Innanzitutto abbiamo dei satelliti che guardano quando si imbarcano, certo, possono vedere le code che si imbarcano. È vero. Seconda cosa, quanto costa? Chi guadagna queste cose qua? Perché un viaggio costa dai 2 a 3.000, 3.000, 4.000 euro. Chi è paga? Vero. Perché hanno i soldi così? Allora, dove sta la cosa? Qui è un problema che noi non possiamo risolvere da soli, ma lo stanno dicendo tutti i partiti. Appunto. Allora, andiamo in Europa, abbiamo le quote, vediamo, li prendiamo, quelli che chiedono asilo politico, e non li molli poi, perché io sono andato a vedermi quelli degli asili politici. Ce n'è a Roma, sono 800 con due gabinetti. A Roma, 800 persone che hanno chiesto asilo, non li puoi rimandare a casa perché rischiano la vita. La pensi come gli altri? Trattato di Dublino. La pensi come gli altri? No, che non è un problema italiano, è un problema che dobbiamo. È un problema europeo. Sono fallite tutte le iniziative, sia della destra che della sinistra. La pensi come Alfano? Può darsi, può darsi, ma io. La pensi come Alfano? Può darsi, può darsi. La pensi come Alfano? Può darsi, può darsi. Oggi siamo vittime di un'immigrazione selvaggia e senza controllo. Torniamo a difendere le nostre frontiere.